Nell'ambito di questo progetto vi presentiamo i lavori di terza E e terza F dell'Istituto Gobetti. Ogni cellula del corpo umano ha nucleo formato da DNA, proteine e involucro nucleare, costituite dalla membrana nucleare e dalla lamina nucleare. La lamina nucleare è una rete di lamine e proteine filamentose polimerizzate tra loro, collocate sul foglietto interno della membrana nucleare. Se avviene una mutazione genetica, cioè una modifica nella sequenza di nucleotidi che costituiscono il DNA, muterà anche il gene mRNA, che produce la lamina. Di conseguenza muterà anche questa proteina. La lamina nucleare avrà quindi una struttura diversa, si legherà con altre proteine e potrà comprometterne le funzioni cellulari. Le laminopatie sono malattie rare causate da anomalie del genotipo e da mutazioni del gene delle lamine. Dopo questa breve presentazione, vi proponiamo il libro digitale, Diversi ma uguali, creato da Nora, Maya, Anna, Beatrice, Serena, Veronica. C'era una volta un bambino di nome Marco. Era troppo debole per giocare a basketball. Veniva escluso per il suo aspetto. La maestra voleva aiutare Marco. Perciò decise di chiamare degli scienziati. Lo scienziato disse di immaginarsi la cellula come un uovo di Pasqua. La carta colorata si chiama membrana, l'uovo di cioccolato, lamina e la sorpresa DNA. L'uovo, continuò, viene prodotto da un pasticcere chiamato gene. A volte questo pasticcere combina qualche guaio e al posto di preparare un uovo al cioccolato al latte lo fa al cioccolato fondente o al cioccolato bianco. Spiegò che proprio a causa di questo errore nascono delle malattie. Disse che queste laminopatie hanno vari effetti. I muscoli sono più deboli, si accumula del grasso sotto il mento, la persona sembra più vecchia. Marco abbassò lo sguardo e lo scienziato si avvicinò al suo banco. Spiegò che stava lavorando molto per aiutarlo. Questo libro sulle laminopatie è stato realizzato da alcune alunne di terza E e terza F del liceo scientifico dell'Istituto Piero Gobetti per un progetto di alternanza scuola-lavoro. In questo articolo viene descritta l'esperienza pratica nel laboratorio IGM. Laminopatia in un colpo d'occhio. E ora passiamo al gioco quiz sulla lezione. Ecco i partecipanti, si collegano al gioco. Il gioco sta per partire. Sono 15 domande. Risposte di pochi secondi. E 3 vincitori.